Buongiorno a tutti, salve a tutti dal vostro Luigi Frio 85, bentornati in questa puntata di puntata, in questa challenger, chiamiamola così, adesso non saprei neanche io come dire, insomma, su pillole di salute. Beh, oggi potevo parlare di tante cose, tanto io cucino, non vi spaventate che io intanto cucino un buon risottino. Allora, potevo parlare di tante cose oggi. Potevo parlare di unghie. Potevo parlare di denti, potevo parlare di occhi, tutti argomenti molto validi, molto importanti, però ne parleremo la prossima volta, nelle prossime puntate. Fatemelo sapere se vi interessano con i commenti qua sotto a questo medesimo video, questo video, e ditemi su quali argomenti volete che versi pillole di salute. Parlerò di tutto, parlerò di tante cose ovviamente, quindi cercherò di mettere più video possibili e diciamo il più velocemente possibile su tanti argomenti. Oggi in particolar modo parleremo, sono anche sporco di gelato, parleremo principalmente di qualcosa che possa dare una mano a tutti. E quindi prendo tutti, dai più piccini ai più anziani, dalle donne agli uomini, dai criceti ai canarini. Insomma, parliamo di stress. Un argomento che mi tocca molto da vicino, perché sono, come tante persone, una persona estremamente stressata. Non stressato normale, stressato all'ennesima potenza. Cioè io accumulo lo stress di un normale essere umano. In una settimana io lo accumulo ogni giorno, tutti i giorni, in un solo giorno. Cioè lo stress in una settimana io lo accumulo in un giorno. E non sono l'unico, a quanto pare, ce ne stanno altre di persone. Bene, lo stress può causare gravi problemi. Uno non ci pensa, ma lo stress può causare gravi problemi dal punto di vista cuore, polmoni, fegato, reni. Problemi anche a livello mentale, visivo, cognitivo, relazionale e sentimentale. Insomma, lo stress ci distrugge l'anima, ci distrugge la vita, ci distrugge tutto. Come evitare lo stress? Questa è una bella domanda ed è una domanda che, diciamo, non sempre si riesce a trovare una risposta. Spiego il perché. Per bloccare lo stress bisognerebbe evitare, intanto io giro un po', bisognerebbe evitare innanzitutto qualsiasi cosa ci dia stress, dalla moglie, a volte anche la famiglia, gli amici, il traffico in strada, solo il fatto anche di aprire gli occhi la mattina e alzare il culo dal letto per andare a fare chissà che cosa. Anche quello è stress. Ogni cosa è stress. Esistono metodi psicologici, che non parla di psichiatri, per l'amore di Dio, di umore. I positivi, rispetto ai negativi come me, vedono il mondo tutto il lato positivo, il bicchiere è mezzo pieno anziché mezzo vuoto. Da un lato è positiva sta cosa, giustamente. È giusto essere positivi, ma dall'altra sottovaluti, prendi sotto gamba delle cose che potrebbero essere essenziali, vitali, anzi di vitale importanza. Intendo dire, quando ad esempio parliamo di salute, come in questi casi, se tu sottovaluti un problema che può essere piccolo così, ma non vai a vedere dietro quel problema cosa c'è, tutte le correlazioni, sottovaluti una marea di problemi che potrebbero insorgere in una persona e portare a condizioni molto più gravi in quelle dello stato attuale. I positivi questo fanno, sottovalutano le cose. I negativi invece sono catastrofici. Di conseguenza lo stress è emotivo e non solo, è alle stelle. Però non sottovalutano niente, nessun pericolo, niente. Mettono su piazza come sul gioco di Risiko, no? Quelli che magari una volta hanno giocato a Risiko, che è un gioco di battaglia, di strategia, di combattimenti, sanno benissimo che quando si progetta di fare una battaglia o quant'altro, devi mettere in piazza tutti i pro e i contro del problema. Bene, in questo caso è la stessa identica cosa, solo che questa cosa può portare gravemente problemi di stress.
Ma una cosa che mi sono proprio dimenticato, un'altra patologia che può essere correlata allo stress è l'ipertensione, che può essere l'ipertensione arteriosa o semplicemente pressioni altissime, ma è tutto ricollegato lì. Esistono dei metodi oltre quello dell'essere positivo. Le tisane, per esempio. Le tisane, tipo la tisana, vediamo un po'. Allora, per dormire c'è la tisana alla camomilla. Poi abbiamo la tisana alla melissa. Aiuta bene anche il disintestino e la flora batterica dell'intestino, aiuta anche a stare meglio con lo stomaco, punto importante che viene preso quando uno è stressato, acidità di stomaco, succhi gastrici a palla, alitosi, e vomito, nausea, diarrea, tutti i sintomi. Evitare, la cosa più banale, è evitare tutto ciò che ci dà fastidio. Quindi magari quando c'è un problema, che se è grande così, non ingigantiamolo, cerchiamo di ridurlo, di ridurlo, di ridurlo. Come fare a ridurlo? Questa è una bella domanda. La domanda ha una risposta. Ma la risposta qual è? Ce ne sono svariate. Però, tornando al discorso delle tisane, il finocchio, tisana al finocchio, ma non solo la tisana al finocchio, per l'amor di Dio, anche le verdure stesse, secche, così a freddo, le verdure, scusate, detta così, sembra un idiota. Intendo dire le verdure crude, come il finocchio, sono buone da mangiare e contengono una sostanza che aiuta a diminuire lo stress. Un altro metodo per diminuire lo stress? Bene, distrarsi. Quando si lavora troppo, si è stressati. Distrarsi, fare qualcosa, che non so, lavori 2 ore, ti fermi 15 minuti e fai i cavoli tuoi. Ti vai a prendere un caffè, ti vai in bagno, vai fuori, fai una corsetta, ti limoni con la segretaria, non lo so. Qualunque cosa. E poi ritorni a lavorare. Anche cercare di lavorare in un ambiente non stressante, quindi con colleghi, con personale con cui tu vai anche d'accordo, diminuisce molto radicalmente lo stress. Un'altra cosa che dice, diciamo che, soprattutto nell'ambito lavorativo, diminuisce lo stress, è la ripartizione dei doveri. Cosa vuol dire dei doveri, cioè dei compiti? Vuol dire che tu hai un lavoro, se si può fare in gruppo, quando si va in un'azienda, ad esempio, si lavora anche in gruppo, non solo singolarmente. E smembrare il problema, smembrare ciò che ci dà stress, cioè il problema è lo stress. Noi abbiamo lo stress che viene collegato da diversi fattori. Ogni fattore è un problema. Noi smembriamo, smembrare vuol dire scorporare, dividere il problema in parti più piccole, più facili da risolvere. Magari non ci, magari se lo tieni tutti insieme il problema ci impieghi un'ora a risolverlo. Spezzettandolo ce ne impieghi il doppio, cioè 2, 3 ore. Però la tua salute come risente di quelle 2 o 3 ore rispetto a un'ora distruttiva? Credo che stai molto meglio, sia col fegato che non si gonfia, anche perché poi c'è da dire che quando uno va poi in mensa a mangiare, non mangia, non si gusta il pranzo, lo ingurgita, lo ingurgita così, solo perché deve mangiare, solo perché è obbligato. E il risultato è che fa schifo dopo. Sai che cosa fa schifo? Sapere che dopo ti devi guardare allo specchio e dire: cacchio, ho messo su dei pesi, ho messo su dei chili, non dei pesi. Quindi ho accumulato peso e grasso. Il fegato funziona male. I reni vanno così così. Anche se bevo, mi fa male fare la pipì. Bene, cistite. Il cuore faccio fatica, ho delle fitte al cuore, mi fa male. Mi fa male il formicolo del braccio sinistro. Respiro faticosamente, mi fa male i polmoni, mi gira la testa, mi girano i coglioni. Ecco, detta come va detta in summit. Questa è la situazione. Quindi bisogna avere anche una corretta alimentazione. Una corretta e sana alimentazione con un po' di sport aiuta anche a togliere lo stress. Quindi non solo tisane e alimentazione, ma anche lo sport aiuta. Anche parlare con qualcuno. Molte volte parlare con qualcuno che ti è amico o un collega che ti sa ascoltare è oro colato. Lo sport comunque sì, anche lo sport aiuta, una corsetta, un po' di jogging, un po' di trekking, un po' di ginnastica da camera da letto, che è quella che preferisco di più io. È un antistress completo.
Aiuta, non sto scherzando, fare l'amore con la propria partner o chi che sia, poi uno fa quello che vuole, insomma con una persona, e aiuta. Aiuta perché, a parte gli scherzi, a parte le risarelle e quant'altro, fare l'amore, o per molti adesso ormai si chiama fare sesso, ma io direi che fare l'amore è molto meglio perché c'è di mezzo della gran chimica e dei gran sentimenti che aiutano ancora di più, con più facilità e con più armonia, a sciogliere, oltre che i propri muscoli, anche l'anima e quindi anche lo stress, molto più rapidamente e in maniera più definitiva. Fare l'amore mette in gioco tutti i muscoli del corpo, ma anche la testa, il cuore e lo spirito. E ne guadagna, come direbbero alcuni orientali, il vostro karma, non ne fare delle azioni buone, ma il vostro chakra, che sarebbe il vostro energia del chi, che sarebbe l'energia spirituale, che si ricarica di positività. Fare del bene anche questo aiuta, fare volontariato dall'ambito lavorativo e familiare e aiutare gli altri, anche questo dà la possibilità di scaricare lo stress, perché fai del bene a qualcuno e dai un sorriso, regali un sorriso a qualcuno che non ce l'ha, perché non sa come fare ad averlo e non se lo può permettere a volte. Sembra banale, ragazzi, ma un sorriso non costa niente. Per molte persone costa tanto. Costa molto di più che aprire il portafoglio e tirare fuori 5 lire per un caffè o per un panino a qualcuno che magari sta in mezzo a una strada e non sa neanche come fare a campare ad arrivare a domani. Sembra una stronzata, ma è così. Noi non ci fermiamo mai a pensare a queste cose. Soprattutto un'altra cosa. Quanti di voi riescono ad alzare gli occhi al cielo senza vomitare l'anima e senza riabbassarli dopo 10 secondi? Provateci un attimo, andate in una sera stellata, pulita, su per i colli, dovunque voi siate, o semplicemente in una parte panoramica, alta, insomma, molto sollevata da terra, lontana dall'inquinamento luminoso dei fari della città. E guardate le stelle. Fermatevi a guardare le stelle, pensate, nell'immensità del cielo, perdetevi un attimo. Scrollatevi di dosso qualunque pensiero, fregatevene anche di chi siete voi, dimenticate chi siete e pensate soltanto a quell'immensità silenziosa di stelle, di un cielo blu che non chiede niente a nessuno. E vedete di pensare a qualcosa di bello. Vedrete che anche il vostro stress andrà via e la voglia di fare del bene agli altri vi aiuterà sia a voi dentro e fuori, sia agli altri. E questo sì che è un ottimo antistress. L'altruismo, in sintesi, è l'empatia, mettersi nei panni degli altri ed essere altruista. Chi ha di più si tolga qualcosa per dare a qualcuno che non ne ha proprio. Anche questo fa parte della cura antistress. Magari qualcuno che vedrà questo video dirà: "Ma che cavolo stai dicendo, Luigi Frio 85, ma stai sparando delle minchiate". No. Parlatene con qualcuno che è adulto, non un ragazzini o bambini. Parlatene con degli adulti, con i vostri genitori, parlatene con i vostri amici, con dei professori o qualcuno che vi conosce e che vi vuole bene, però, veramente. Se io sto dicendo un mare di stronzate, chiedetelo. Non le sto dicendo. Sto dicendo cose serie, parlo di umanità, parlo soprattutto di essere altruisti. E questo vuol dire fare del bene, e il fare del bene porta solo benessere interiore ed esteriore, sia per voi che per gli altri. Beh, direi che questo è tutto per questa puntata. Ci vediamo alla prossima volta con altre perle di saggezza, di pillole di salute. Questo è tutto. Ciao!